chiama A come accoglienza, è un ciclo di incontri dedicati all'accoglienza dei migranti che partirà il prossimo 14 marzo. Il corso, rivolto ai volontari, avrà la finalità di fornire competenze e conoscenze di base sull'accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati nel nostro territorio. I temi trattati nel corso saranno, speriamo, abbastanza esaustivi del tema, quindi si partirà con la normativa, la tutela anche legale dei richiedenti protezione internazionale, per passare poi al tema della salute, quindi di come il nostro sistema sanitario risponde e delle eventuali carenze che potranno emergere ai bisogni sia sanitari ma anche psicologici, diciamo, delle persone accolte nel nostro territorio. Ci sarà uno zoom anche che riguarderà le donne, quindi una casistica particolare, le donne richiedenti protezione internazionale anche vittime di tratta. Questa docenza sarà tenuta da Pronto Donna e è una collaborazione, insomma, che intendiamo assolutamente sottolineare. Non verrà sottovalutato nemmeno, come dire, lo stress psicologico di chi lavora come operatore nei progetti di accoglienza. Le situazioni di difficoltà che sono indubbiamente oggettivamente legate all'arrivo di centinaia di persone in queste situazioni e in queste condizioni anche nel nostro territorio non possono non creare, però ripeto, usando il buon senso, usando l'intelligenza, usando la volontà di comprensione reciproca e dotandosi, come questo corso vuol proporre di fare, anche di strumenti di conoscenza aggiornati e adeguati, si possono affrontare anche con una certa tranquillità. L'iniziativa è promossa da Arci Solidarietà Arezzo con il bando formazione del CESVOT ed è in stretta collaborazione del progetto SPRAR, di cui la provincia di Arezzo è capofila. C'è stato il momento di rinuncia da parte del Comune di Arezzo, abbiamo ritenuto necessario, vista la non disponibilità anche di personale, ovviamente, perché si tratta di un progetto impegnativo che non tutti i comuni medio-piccoli possono portare avanti, di dare il nostro supporto ai comuni che desiderano fare questo percorso e che io ritengo virtuoso in tema di accoglienza e integrazione.